È bene che sappiate che la storia ha dei contenuti che potrebbero infastidire i lettori con una certa sensibilità. Se siete di stomaco debole, allora non vi consiglio di proseguire, e se le tematiche forti non fanno per voi, allora chiudete tutto e non lasciate che la dottoressa Eva Grimbel vi faccia di sua proprietà. Experiment 6735 di Ukis. Capitolo 16. Gli occhi azzurri di Freya la stavano scrutando. Non esprimevano nulla, neppure odio. La ragazza dai capelli biondograno era davanti a lei, a scrutare con sguardo perso l'amica che ora sembrava solo un mucchio di ossa. Indossava un abito bianco e lungo. Il tessuto era morbido sotto il tocco delle sue dita, che di tanto in tanto sfiorava. Una luce abbagliante le faceva sembrare la pelle ancora più chiara e pallida. Lux le stava di fronte, con le mani imbrattate del suo stesso crimine. Fece per avvicinarsi a lei, ma la paura glielo impedì. Era immobile di fronte, incapace di muovere alcun muscolo, e si spinse a parlare. Siamo in paradiso? A quella domanda Freya sorrise appena. Il paradiso non è posto per chi come te ha perso se stesso, le disse con rancore, o almeno questo fu ciò che percepì Lux. Poi in tono autoritario le disse: Svegliati! La ragazza si svegliò di soprassalto. La fronte era imperlata da uno strato di sudore. Osservò la finestra alle sue spalle. Fuori il sole non aveva ancora fatto la sua apparizione in cielo, ma i toni caldi sul rose arancio delle nuvole le fecero intendere ciò che stava per accadere. Le era piaciuto rivedere Freya. Era felice di sapere che ricordava ancora con nitidezza il suo volto e la sua voce piccola e dolce era rimasta immutata nei suoi ricordi. Ma sapeva che non l'avrebbe più sentita parlare. E di questo non si sarebbe mai perdonata. Nonostante fosse fin troppo presto, Lux si aggirava già per i corridoi deserti della Redwood, dove alcuni infermieri stavano già svolgendo il loro lavoro. Durante la doccia aveva sentito le ferite bruciare, ma nulla era in confronto a ciò che aveva provato nel suo primo giorno in quel posto. Il taglio sembrava persino un graffietto da nulla. La canzoncina che di solito occupava le pareti del corridoio adesso non c'era. E questo le fece pensare che essa serviva solo a dar fastidio ai pazienti. Continuò a camminare senza alcuna meta, poiché di stare nella sua camera non ne aveva voglia, fin quando una voce familiare non le risuonò alle orecchie. 8.326 nel mio ufficio, adesso! La voce della dottoressa risuonò nelle casse poste agli angoli dei muri. La ragazza sbuffò appena e a passo svelto si recò verso l'ufficio della donna. Non aveva paura di affrontarla. Come le era stato ripetuto più volte, la Grimbel aveva un certo interesse nei suoi confronti e sembrava non volerle fare del male. Non tanto da ucciderla almeno, e per Lux questo era un punto a suo vantaggio. La porta dell'ufficio era aperta e quindi lo prese come un chiaro invito ad entrare. Ricordava ancora l'ampiezza dell'ufficio e sembrava non essere cambiato di una virgola. Le carte sul tavolo apparivano dello stesso numero e la dottoressa non aveva mai cambiato posizione. Lo sguardo era rivolto verso il basso. Teneva una penna tra le dita e faceva scorrere la punta sul foglio così lentamente che Luxia pensò stesse disegnando. Ma non era così. La ragazza fece qualche passo più avanti cercando di richiamare l'attenzione della donna fallendo miseramente. Così decise semplicemente di sedersi di fronte alla scrivania. Per un momento le sembrò di essere tornata al suo primo giorno. Sentiva ancora la paura nascosta in quelle quattro mura e si chiese se magari esse celassero anche le paure degli altri ragazzi che erano stati lì. La falsa innocenza della dottoressa Grimbel le metteva i brividi. Non riusciva minimamente a capire come potesse sentirsi totalmente estranea a ciò che lei stessa aveva dato inizio. Quando poi si decise a guardare la ragazza, tolse gli occhiali e fece intrecciare le dita tra loro. Come mai sei già sveglia? Le chiese osservando l'orologio da polso che segnava le 7 in punto. Lux scrollò le spalle. Ha importanza? Le chiese con lo stesso tono di autorità assunto dalla dottoressa, portandosi qualche ciocca di capelli dietro l'orecchio. Il viso esprimeva l'immenso odio che nutriva verso la donna. Nonostante avesse voluto nascondere quei sentimenti tanto brutti da farle venire il voltastomaco, era più forte di lei. Perché sono qui? Le chiese. La voce era seccata e annoiata. Voleva scappare da quell'ufficio, o ancor meglio da quel luogo.
La dottoressa la guardò con aria di rimprovero e poi parlò. Vedi 8326? Io penso che tu sia speciale. L'ho capito fin dal tuo primo giorno qui. Il tuo spirito combattivo, che io trovo alquanto irritante, non mi ha lasciato indifferente. Ti ho osservata, ho osservato il modo in cui riesci a comunicare con gli altri, persino con quelli che meno mi sarei aspettata, disse per poi alzarsi. Passò una mano sul camice bianco e iniziò a camminare per l'ufficio. Io so tutto. Nonostante voi non lo sappiate, sono a conoscenza di ogni minima parola, di ogni minimo piano architettato inutilmente e di ciò che vi passa per la testa. Sono il dio di questo paradiso. Nessuno può contrastarmi e tu sembri non averlo capito. Non mi importa quale sia la tua prossima mossa, io sarò sempre lì, 10 passi davanti a te e in un modo o nell'altro ne uscirai ferita tu, Luxia. Calcò sull'ultima parola, accennando un certo disgusto nel pronunciare quel nome. È questo il tuo nome, no? Le chiese senza darle il tempo di rispondere e continuò. I tuoi amici si stanno facendo male per colpa tua. Luis ha perso tutto per colpa tua. Freya è morta per colpa tua. E adesso stai facendo del male anche a 6735. Non credi che sia ora di finirla? Poggiò le mani sulle spalle della ragazza che istintivamente si sentì percorrere da una serie di scosse letali che la colpirono proprio al centro del petto facendole estremamente male. Ti sto dando la possibilità di porre fine a tutto. Lascia che sperimenti la mia tesi su di te. Nessun altro dei ragazzi sarà coinvolto. Tantomeno chi più ti sta a cuore. Era persuasiva, una vipera dagli artigli affilati, disposta a tutto pur di riuscire ad ottenere ciò che voleva. Lux le avrebbe fornito tutto e finalmente dopo anni e anni di ricerca avrebbe potuto dare una svolta all'intero universo. Lux sapeva di star facendo un patto con il diavolo, ma lo aveva promesso a se stessa. Non avrebbe mai più fatto male a nessuno, tantomeno ad Harry che aveva bisogno di riposo. Ecco, la Grimbel era riuscita a capire qual era il suo punto debole, i suoi amici. La ragazza avrebbe fatto di tutto per proteggerli, come non era riuscita a fare con Freya, ed era disposta a morire pur di riuscirci. Ad una condizione, disse alzandosi di rimando e liberandosi dalla presa della dottoressa, e si voltò per guardarla. Una volta finiti gli esperimenti su di me, dovrai lasciarli andare via tutti, la informò. Non era una richiesta, ma un ordine, ed Eva si limitò ad annuire.